Due belle giornate di atletica, organizzate dall'Atletica Montecassiano, del presidente Camilletti, con oltre 700 atleti che si sono dati battaglia per la conquista del campionato italiano di società della categoria Master, ovvero dai 35 anni in su. E bisogna arrivare davvero tanto in su per gustarsi tutte le gare fino ai 95 anni. Guardi, io ho iniziato a fare atletica nel 37. Ero già vecchio, essendo nato nel 1918, sentivo ancora i festeggiamenti della fine della Grande Guerra. Ho fatto il ventennio fascista, abitavo a Milano sono i Navigli, ero un balia. Ha fatto anche la marcia su Roma? No. Lei è mancata. Facevo il balillo marinaio perché a Milano c'era il Naviglio. Tanti record italiani stabiliti, ma anche record iridati, come quello di Carmelo Rado sulla pedana del disco, grazie alla misura di 40 e 45 alla prima prova. Uno sportivo che non ha mai interrotto la pratica agonistica, dopo una carriera che lo ha visto settimo ai Giochi Olimpici di Roma nel 1960 e ottavo agli Europei due anni più tardi. Noi siamo i precursori di una futura vecchiaia. La vecchiaia del futuro sarà fatta di Rado, di ottantenni, che in realtà hanno un'età biologica di un sessantenne. Ma non solo. Il grande fisico Mikyu Kaku della Howard University, nel suo ultimo libro, La fisica del futuro, lui prevede che nel 2100 un settantenne avrà un'età di un trentenne. Sono quattro i primati italiani in ordine cronologico. Apre nel martello MF70 un'altra azzurra come Maria Luisa Fancello dell'Assi Gigliorosso di Firenze, che vanta 22 presenze in nazionale assoluta fra il 1959 e il 1974. Sui 100 metri, Graziella Cermaria della Santa Monica Misano ritocca il suo primato MF55 abbassandolo fino a 14,49, anche se il primo posto della gara va a Mariuccia Aquilleri con 15,02 tra le MF60 in base al diverso punteggio rapportato alla categoria. In chiusura di una giornata disputata in buone condizioni meteo e quasi interamente sotto il sole al polo sportivo di San Liberato, due record italiani delle staffette, la 4% della MF55 della Libera Atletica Roma in 1:00:23 e sempre la 4% MF75 della Meran Forst Volksbank in 1:05:24. Ma il tifo sfrenato dalla tribuna ha coinvolto tutte le gare, ad esempio i 400 maschili, con il miglior punteggio per il sempreverde Antonio Nacca, amatori Master Novara, tornato in questa stagione alle competizioni nel suo primo anno di categoria, la MM90, ed ha chiuso in 1:43:25. Senza dimenticare il salto in alto vinto da Marco Segatel delle Olimpia Amatori Rimini con un significativo 1,87 nella categoria M50. Anche la seconda giornata si disputa in condizioni meteo favorevoli, sotto un sole ancora estivo. Un record italiano maschile arriva per merito dell'intramontabile Antonio Nacca dell'Amatori Master Novara, che al suo primo anno di categoria MM90 migliora di nuovo il suo limite degli 800 metri in 4,07,63. Sulla pista di Montecassiano, la protagonista al femminile è la sprinter Graziella Cermaria, la Santa Monica Misano, che al record dei 100 metri aggiunge quello dei 200 con 29,99. Mamma e casalinga ha scoperto l'atletica quasi per caso. Presenti in maniera costante allo stadio Giacomo Leone, consigliere nazionale FIDA, Giulio Farina, vice sindaco di Montecassiano, gli assessori comunali Paola Del Dotto e Gianfranco Del Re, insieme a Luciano Luzzi, delegato allo sport del comune di Montecassiano, che ha patrocinato l'evento organizzato dall'Atletica Montecassiano.